Allora, se non mi interrompete faccio in 3 minuti e mezzo. Allora, io veramente, guardate, ve lo dico spassionatamente, lo dirò in pubblico nelle occasioni, io veramente fatico certe volte a capire alcuni interventi di questo Consiglio Comunale, lo dico sinceramente. Meno male che io spero che abbiano ripreso il mio intervento, perché sfido chiunque a trovare il link delle cose che ho detto io sul problema acqua, un riferimento elettorale, diciamo così. Sinceramente, io sono, accetto la scommessa, se i signori lì hanno ripreso, penso che veramente trovatemi una parola, una virgola del mio intervento sull'acqua, sul problema, all'ordine del giorno, dove ci sia, diciamo, il bid passibile, condannabile, esecrabile di campagna elettorale. Io ho detto esattamente, credo, e lo rivendico, in maniera addirittura anche tecnica, le cose come stanno da un punto di vista politico, ma non politico in senso politico, in senso politico, legislativo, amministrativo, in termini tecnico, in termini anche di codice civile, qual è il percorso che noi siamo chiamati a fare. E quando ho fatto riferimenti al codice giornale, mi dispiace che non l'ho portato pure in giornale di ieri o dell'altro ieri, ma io non è che me l'invento le cose. Se voi leggete, io ripeto, mi dispiace veramente, lo farò le prossime volte, la rassegna stampa me la porto appresso, dove ho letto affermazioni di questo tipo, come se questo dibattito fosse appunto agganciato, fosse, consistesse in discorsi di messa in discussione delle privatizzazioni, l'acqua pubblica, l'acqua privata. Io ho chiarito che non è questo l'oggetto. Non avremo questo, non ci dovremo occupare di questo nelle prossime settimane. Nelle prossime settimane il legislatore nazionale e regionale ci chiama a pronunciarci su altri argomenti, quello della gestione del servizio, che è discorso diverso, lo ripeto, la privatizzazione non esiste questo discorso. Poi ho detto, anticipando democraticamente, credo, quella che era la mia opinione in merito a quello che saremmo chiamati a fare. Ho anticipato il mio giudizio. D'altra parte l'ho anticipato, perché l'ho anticipato anche nell'Assemblea dei Sindaci. Quando sono stato chiamato dal Presidente dell'Alto Calore, insieme con altri sindaci, a esprimere un'opinione, io ho espresso questa opinione. E mi pare di averla riferita in maniera chiara, in maniera asettica da propaganda politica, mi pare che quella riferita al consiglio, al mio consiglio comunale. Come ho detto che ci ritorneremo sull'argomento quando mi chiameranno a dare una risposta secca. E ribadisco ancora, perché vedo che alcuni passaggi volutamente non sono stati, perché io poi devo registrare, no? Alcuni argomenti, alcuni interventi per il problema in considerazione per manifesta inconsistenza. Poi c'è stato l'intervento del consigliere Cento, non difficoltà. Quando non ha fatto pesare le questioni appunto di campagna elettorale, è stato anche un intervento condivisibile, che tra l'altro collimava molto sulle questioni dette da me. Quando poi si è fatto prendere la mano da giudizi elettorali, si è cominciato ad andare sulla campagna elettorale e allora a questo punto può dire quello che vuole, ognuno può dire quello che vuole, ma ripeto, c'è stata una parte, lo dico spassionatamente, un intervento condivisibile, perché abbiamo detto le stesse cose, perché il punto è questo, il punto è questo. Qua non si tratta di santificare o non santificare l'Alto Calore.